Ore 21, benvenuti dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay all'indomani della seconda consecutiva vittoria in trasferta del Pescara. Dopo Latina, i biancoazzurri hanno espugnato il campo di Viterbo, vittoria che permette ai biancoazzurri di rialzarsi in classifica dopo la sconfitta casalinga in settimana con il Crotone. Quattro turni di campionato, dunque soltanto il Crotone è a punteggio pieno. Il Pescara raggiunge quota 9, tre vittorie ed una sconfitta, il rendimento dei biancoazzurri. Ci sono diverse notizie di giornata che riguardano una news in casa biancoazzurra e quattro esoneri addirittura nel campionato di Serie B. Quindi do subito la linea ad Andrea Costantini per queste novità. Buonasera, Enrico, buonasera agli amici da casa. Intanto la novità per quanto riguarda il Pescara, perché da domani sarà in prova Alessandro Crescenzi, una vecchia conoscenza, 10 giorni in prova per valutare le sue condizioni, potrebbe essere tesserato, è un calciatore svincolato dopo che è arrivato a scadenza con la Cremonese, nel caso sarebbe il terzo ritorno in biancazzurro, lui che era già arrivato nel 2012, nell'anno della Serie A con Stroppa e poi era tornato nuovamente nel 2015, 3 anni per lui, compresa una promozione con Massimo Oddo. Qui vediamo alcune delle sue immagini, quindi vedremo se poi questo tesseramento andrà a buon fine o meno, questo perché si ipotizza un impiego più assiduo di Cancellotti in caso di necessità nel ruolo di centrale. Crescenzi è un terzino che può giocare a destra o a sinistra ed è di piede destro. Veniamo agli esoneri. 4 in Serie B, a Pisa è praticamente fatta per il ritorno di Luca D'Angelo che prende il posto di Rolando Maran. A Como era stato già allontanato Gattuso, Giacomo Gattuso, al suo posto Moreno Longo. Poi esonero per Fabrizio Castori che non è più l'allenatore del Perugia, al suo posto Silvio Baldini, reduce dalla promozione in Serie B con il Palermo nei playoff della scorsa stagione. E poi un'altra panchina rovente, a breve sarà comunicato l'esonero anche di Fabio Caserta del Benevento, è stato contattato Fabio Cannavaro, però il discorso lì è ancora in itinere. Fammi dire, Enrico, che c'è un'altra panchina che è saltata anche nel girone C di Serie C ed è quella della Gelbison, perché non è più l'allenatore Gianluca Esposito che aveva portato la Gelbison per la prima volta in Serie C, salta dopo 4 giornate, al suo posto, anche se non c'è ancora l'ufficialità, Fabio De Sanzo. Per ora è tutto, E poi ci 0-0, darai aggiornamenti sul 0-0, posticipo Alessandria del Reggiana campionato di 0-0. Serie C. Intanto Sì. ringrazio Maurizio Daguin in regia, Karim Finotti alle telecamere. Presento subito gli ospiti di questa puntata, un gradito ritorno nel nostro studio, quello dell'ex calciatore ed ex dirigente della Pescara, Andrea Gessa. Buonasera Andrea, ben rivisto. Buonasera Come stai? Enrico, Tutto benone, bene, grazie grande mille, forma. grazie dell'invito. Grazie a te. Al suo fianco abbiamo Totò De Leonardis. Buonasera Buonasera, Totò, un buonasera a tutti. ben tornato nel nostro studio ad un tifoso innanzitutto del Pescara, ha un ruolo importante a livello sanitario. Parlo del dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Grazie dottor Fazzi, Grazie è a te un dell'invito. momento di tranquillità perché è stato coinvolto ovviamente in questi 2 anni, in tanti casi di questa epidemia, però dottor Fazzi ha seguito sempre il Pescara, nonostante i tanti impegni. Sempre, sempre, l'ho sempre seguito e sempre lo seguirò. Bene, Francesco Di Francesco, ben rivisto. Salve, ben rivisto Un a te, buonasera a bentornato nel tutti. nostro studio anche al collega Stefano Buda. Buonasera Stefano, ben Buonasera. ritrovato e un ben rivisto anche a Riccardo Clinco. Allora, Buonasera a te. ciao Riccardo, partiamo proprio dal dottor Fazzi perché lui, nonostante i tanti impegni, ha seguito sempre le vicende del Pescara. Anzi, prima della trasmissione si è salutato con Andrea Gessa perché nel periodo Covid andava sempre agli allenamenti della squadra con i tamponi e li faceva anche in maniera severa, no Andrea? Sì, Molti si profonda lamentavano, direi, molto profonda. cosa che non facevano tutte le società di calcio. Esatto. Diciamo che li torturavo, però in realtà bisognava farli così, bisogna farli così. Altre squadre di Serie B, che all'epoca si faceva la Serie B, ma abbiamo fatto anche per 2 anni, abbiamo fatto i Sì, tamponi di sì. Serie B, c'erano altre squadre, non faccio il nome, che hanno dovuto subire la mia mano e si sono, molti giocatori si sono, e qualche allenatore si sono lamentati, ma d'altra parte questi tamponi o si fanno in una certa maniera oppure è meglio non farli.
ed è riuscito a seguire ugualmente le vicende del Pescara. Tra poco analizzeremo sempre in breve l'ultima partita, però facciamo sempre analisi generali. Certo. È un Pescara che sta riscuotendo consensi, una squadra più amata dai tifosi. È cambiato un po' il vento? Secondo me sì. Io di questi tempi da tifoso, insomma, avevo un po' commentato, diciamo, ho criticato meglio come era messa la squadra in campo l'anno scorso, e francamente non mi faceva divertire. Poi tra l'altro non venivano nemmeno i risultati, quindi adesso invece mi diverto di più, i risultati ci sono. Secondo me è un campionato difficile, perché vedo due squadre, insomma, le note, quindi Catanzaro e Crotone, sicuramente avvantaggiate rispetto alle altre. Però insomma il Pescara sta a ridosso, sono abbastanza fiducioso, ecco. Avviso i miei compagni di viaggio, Totò, Francesco e Riccardo, che il dottor Fazio è un esperto, quindi qualsiasi curiosità potete chiedere, perché lui sa tutto. La stessa valutazione fatta col dottor Fazio vorrei che la facessi anche con Andrea Gessa, perché sono stati anni difficili gli ultimi per il Pescara, le due retrocessioni sul campo, poi lo scorso anno una C molto sofferta. Ecco, dall'esterno, Andrea, poi ci parlerà anche di questa tua nuova avventura, ecco, dall'esterno che idea ti sei fatto? Cioè, questo entusiasmo ritrovato, anche se siamo soltanto all'inizio della stagione, di che figlio secondo te? Ma io, da quello che ho potuto notare, che sicuramente quello che leggo, quello che ho visto dalle immagini, un ritrovato entusiasmo, credo anche figlio da, appunto, della voglia di ripartire. C'è stata forte questa rivoluzione, quindi tutti i nuovi calciatori, certo, tranne un paio. Si è completato un cambio generazionale dello spogliatoio, che credo fosse doveroso, e questo sicuramente ha portato anche a scelte differenti. Ho visto una programmazione differente nell'acquisto di giocatori, anche di proprietà, cosa che magari negli altri anni si è fatto meno, e forse anche questo. Però poi sai che è sempre il campo a dare la risposta. Il certo. Tifoso si innamora della squadra, se si diverte, se arrivano risultati, certo. Gran però parte del merito... l'inizio fa ben certo. Sperare, ecco, certo. Questo, quello che ho notato, anche il ritorno del pubblico con numeroso, quindi insomma penso che sia la strada giusta. Ecco, tu hai giocato quando Dell'Icardi era direttore sportivo nella precedente esperienza, e come valuti il ritorno di Dell'Icardi in casa Pescara? Ma io, secondo me le persone competenti fanno il bene delle società in generale, in tutte le aziende. Le persone competenti vanno chiamate, vanno trattate nel modo giusto e conservate, secondo il mio punto di vista. Io penso che Dell'Icardi sia una persona competente. In questi anni, sappiamo tutti, ha avuto tempo per studiare. Io l'ho incontrato anche spesso, io ho sempre avuto stima di lui come professionista sul calcio, sulla competenza, della conoscenza dei giocatori, del campo, e quindi insomma credo che sia un ritorno positivo. Allora partiamo da questa ultima notizia di giornata, il probabile ritorno di Alessandro Crescenzi, che lo scorso anno militava nella Cremonese, sarà in prova 10 giorni soltanto per valutare le sue condizioni fisiche, perché ovviamente sotto l'aspetto tecnico è un giocatore conosciuto e apprezzato. Totò, potrebbe essere una buona scelta, considerato che lui può giocare sia a destra sia a sinistra, con l'impiego poi eventualmente di Cancellotti come centrale. Quindi invece di prendere un centrale si è optato per questa per questo passaggio di Cancellotti, come ha giocato ieri a Viterbo, e Crescenzi alternativa sulle fasce. Potrebbe essere una buona soluzione come idea, ovviamente. Ma secondo me sì, nel senso, conoscendo anche le caratteristiche di Crescenzi, se ha un problema è Pescara in questo momento è quello di non avere la forza, la squadra compatta, che però ha difficoltà a costruire l'azione, la palla gol, diciamo. Anche ieri praticamente il primo tempo ha avuto
che sono il 60-65% di possesso palla, anche con la partita precedente. Dopo parliamo della partita, su Crescenzi. No, no, su Crescenzi credo che potrebbe essere molto utile proprio per dare quel qualcosa in più che in questo momento manca la squadra, cioè di avere maggiore forza offensiva, perché credo che Crescenzi il meglio l'ha sempre dato, soprattutto come spinta, come capacità di saltare l'uomo. A mio avviso può essere, anche perché l'anno scorso tra l'altro ha fatto un campionato intero, quindi non è che è un giocatore che sta a spasso, insomma, non è anziano, voglio dire, lo conosciamo, a mio avviso può essere molto, molto utile. Ecco, Andrea e Paolo Fazzi, su Crescenzi, che ne pensate? Ma io ci ho giocato, l'ho avuto anche come calciatore quando sono stato team manager. A parte, vabbè, la stima della persona, credo che sia un'ottima pedina in questa categoria, soprattutto. Penso che la sua duttilità su entrambe le fasce sia un valore aggiunto. Bisognerà, credo, valutare solo le sue condizioni fisiche. Paolo Fazzi? Sì, un giocatore che io ovviamente ho valutato da spettatore, da tifoso, perché insomma sono sempre stato. Ha vinto il campionato con Nodo, sì. Se non ricordo male, sì, sì, certo. L'ultima nella seconda esperienza. Sì. Sì, abbonato, quindi mi ricordo di lui come un giocatore appunto molto duttile, uno che sa anche spingere, sa difendere, sa anche spingere, certo. Per la Serie C, per questa Serie C, penso che sia un lusso, e ben venga Alessandro Crescenzi, sperando che le condizioni fisiche attuali siano delle migliori. Ecco. Stefano Buda, su questa notizia di giornata di Crescenzi, un po' a sorpresa perché tutti aspettavano forse un difensore centrale, però un giocatore come Crescenzi, come diceva il dottor Fazzi, se sta bene può fare la differenza. Certo, naturalmente. È una scelta legata anche alle difficoltà di reperire sul mercato poi un centrale di ruolo che possa dare garanzie, che comunque sia, diciamo, avvicinabile da parte di una società di Serie C come il Pescara. È un giocatore che è maturato molto, perché insomma la prima edizione di Crescenzi in biancazzurro non fu esattamente, diciamo, esaltante. Arrivava dalla Roma lui. Sì, insomma, era anche giovanissimo, sì. Quindi qualche battuta a vuoto anche legata all'aspetto dell'età, mentre invece quando tornò la seconda, prima di arrivare a... esatto. Sì. La seconda volta quando appunto tornò con Oddo, insomma, dimostrò qualità legate appunto anche all'esperienza, che sicuramente in Serie C potrebbero risultare un valore aggiunto. Riccardo, sei d'accordo? Sì, è un giocatore che, se sta bene, lui gioca molto sulla corsa, quindi è un esterno veloce. Grande gamba, no? Grande gamba, se sta bene, tecnicamente sono d'accordo col dottore, è uno che ha una buona qualità, scende anche di categoria, perché è un giocatore, a mio avviso, che è un giocatore da Serie B più che da Serie C, quindi diventa un lusso. Se sta bene, poi il fatto che si può mettere sinistra e sinistra. Ma poi, voglio dire, lui nella fase offensiva mi ricordo che era molto più forte che non nella fase difensiva. È uno che spinge molto e quindi può essere assolutamente utile, assolutamente. Francesco? Beh, ti aspettavi più un centrale come alternativa? Sembrerebbe quasi il giocatore che mancava nell'organico, proprio per le qualità tecniche, bravo nel giocare sia a destra che a sinistra. E poi è la conferma che evidentemente la società ha voluto valutare con calma, indipendentemente dai recuperi di Boben e Ingrosso, invece di prendere un difensore centrale, di prendere un difensore con caratteristiche diverse, ma con determinate garanzie da un punto di vista tecnico, avendo toccato con mano che Cancellotti può ricoprire anche in emergenza il ruolo di difensore centrale. Si allarga il ventaglio nelle scelte per l'allenatore. Allora parliamo un attimo anche della partita di Viterbo, perché dopo la sconfitta con il Crotone c'è stata la reazione, soprattutto una prova di sofferenza, una squadra che si è calata un po' nella realtà di questo campionato di Serie C. Totò, cosa ti è piaciuto e cosa invece non hai visto di positivo? Ma guarda, intanto mi è piaciuto, proprio partendo dalla sconfitta con l'interna precedente, una squadra che è solida, voglio dire, nel senso che non ha accusato il colpo,
che poteva succedere. Quindi ha affrontato la partita, secondo me, con autorità, con compattezza. Praticamente, voglio dire, il primo tempo la Viterbese l'ha giocata nella sua metà campo, per cui è stata una partita che Pescara ha dovuto veramente impostare in quel modo. Sotto questo aspetto mi è piaciuto tantissimo. Il problema, a mio avviso, come accennavo prima, è ancora questa scarsa capacità di arrivare a zona tiro, perché anche ieri ho tirato poco, così come era successo col Crotone, dove pure aveva tenuto testa a una rivale molto, molto agguerrita. Credo che Pescara debba crescere soprattutto su questo, però credo che stia gettando le basi, perché giocare con questa autorità, con questa anche tranquillità, vuol dire, vedi, una squadra compatta, questo credo che sa cosa fare in campo. Mi rende fiducia. Paolo Fazzi, su questa partita di Viterbo, dopo la sconfitta immeritata con il Crotone, partita che poteva chiudersi sullo 0-0. Tranquillamente, sì. No, è stata una partita, diremo, non sofferta assolutamente, anzi il Pescara ha dimostrato di essere padrona del campo, a difesa praticamente la difesa del Pescara sembra impenetrabile, perché ha subito due gol, uno sul rigore e uno su punizione, peraltro su autogol. Centrocampo, un centrocampo solido, dove ormai c'è questo leader della squadra che è Mora, e il problema è l'attacco, purtroppo non si segna molto. Quando però è entrata Delle Monache si è segnato, perché secondo me un elemento che riesca a fare facilmente l'uomo contro uomo, a superare l'uomo e fare superiorità, potrebbe essere l'arma in più per questa squadra. Quindi cercare di mettere sempre a disposizione del centrattacco appunto un giocatore abile nel superare l'avversario. Adesso stiamo entrando proprio sul piano tecnico, quindi Delle Monache, che tu conosci bene, Andrea. Sì. Giocatore che è stato utilizzato nelle prime due partite dal primo minuto, poi lo ha saputo gestire Colombo. Molti ritengono che sia più utile nel spezzare la partita. Sì, un po' se con le dovute proporzioni, quello che faceva Mitrizza ai tempi, sì, di Odd, no? Che entrava a 20 minuti e cambiava gli equilibri. Sono quel tipi di giocatori che a me piacciono tantissimo, brevi linee. Però ha ragione il dottore, giocatore che sa saltare l'uomo. Molto rapido, che appunto cerca sempre l'uomo, cerca un po' di appunto dare quel qualcosa in più per, come ripeto, cambiare il fronte di gioco, cambiare l'equilibrio della partita. Stefano, su questa gara di Viterbo, poi tra poco sentiremo anche Colombo. Ma insomma, sicuramente è stata una prova ottima sotto tutti i punti di vista, insomma è stata la conferma non scontata che questa è una squadra che ha dei valori morali importanti, una squadra che ha un'anima, una squadra che sa leggere i vari momenti della partita, insomma è riuscita nel primo tempo per larghi tratti. Potremmo farci il titolo, gioco. Valori morali, cioè, perché il suo leader è proprio decisamente, Luca, insomma, Mora. È una partita sontuosa da parte di Mora. Questi titoli che piacevano a te, Totò. Però è una squadra che sa anche soffrire quando c'è da soffrire, insomma che ha l'esperienza giusta per gestire determinate fasi. Ecco, l'unica nota che insomma mi lascia un po' perplessa in queste prime uscite è che se si va a considerare un po' quella che è l'ampiezza della rosa, quindi l'aspetto quantitativo della rosa, fino a questo momento non mi sembra che ci sia un assortimento a livello anche di ricambi sufficientemente adeguato, soprattutto nella fase, diciamo, nel reparto offensivo. Non ho visto i rincalzi, diciamo, i giocatori entrati sia contro il Crotone sia a Viterbo in numericamente particolare. Oppure a livello di valori? Numericamente, per quello che si è visto da parte però, dei rincalzi. Quindi dal punto non voglio contraddirti, però alternativa Lescano sono sia Tupta sia Vergani. Esatto, ma a me Vergani non è piaciuto, non sì, è piaciuto né con numericamente sì. Oppure come valori. No, no, certamente come valori tecnici. A sinistra c'è Colai, c'è Delle Monache. Più ancora che come valori tecnici, io direi proprio come personalità, cioè come spirito di sacrificio, come calarsi nella partita. Lo stesso Colombo, insomma, io l'ho sentito un po' nel post partita.
Non... Ah, è vero, lo dicevano prima Totò e il dottore, in fase offensiva la squadra ancora non rende come dovrebbe. Quello però reparto... Cupone e Lescano venivano da 3 partite consecutive, insomma hanno fatto un lavoro di grande sacrificio, grande corsa, ci sta che ci fosse anche una fase di appannamento. Invece in un momento in cui c'era da soffrire, c'era da far salire la squadra, da tenere qualche pallone, io non ho visto né Vergani né De Sogus, insomma, dare quel qualcosa in più che due giovani freschi. Su questo campanello d'allarme che stai suonando vorrei sentire Riccardo e Francesco. Riccardo. Ma lui ha toccato un punto importante, sì, mi trovo d'accordo che forse la parte dove c'è forse da mettere mano all'attacco perché sembra un po' leggero. Però devo dirti invece che tutte le volte che siamo andati in vantaggio non abbiamo mai fatto tirare in porta gli avversari. Nelle 3 partite che abbiamo vinto, negli ultimi 20 minuti siamo sempre andati, diciamo, che le altre squadre hanno cercato di pareggiare e non hanno mai tirato in porta. Quindi vuol dire che la squadra ha una buona difesa, è compatta, difendono in 10. Che dici tutto? Però la fase difensiva sta voglio dire, quando cioè Plizzari è stato protagonista nella prima partita, quando il Pescara è andato in vantaggio, ha subito, ha fatto un paio di parate importanti. Quindi io credo che il problema sia soprattutto tecnico quando riguarda gli attaccanti, nel senso che non abbiamo ancora visto l'attaccante in grado. Quella di gol ieri è stata, come diceva il dottore, è stata una prodezza di Delle Monaco, l'avevamo visto anche in precedenza. Quindi sei d'accordo con Stefano? Dovrebbero crescere, non è tanto crescere, oppure non so se sono quelli giusti, perché finora sia in casa con l'Avellino sia a Latina sono state create tante occasioni da gol non sfruttate. Invece dalla partita col Crotone e a Viterbo un po' di meno come occasioni Riccardo. Sì, ma è stato determinante delle Monache, insomma, in questo perché lì. Sulla fase offensiva però sei d'accordo con sulla fase offensiva sì, però siamo anche alla 4ª giornata, siamo un attimino. Cioè non è detto che per forza obbligatoriamente ci deve essere un alto 2 metri per sfondare. Ci sono anche giocatori come Delle Monaco che diceva giustamente che ti salta l'uomo e secondo me lo utilizza proprio negli ultimi, nella seconda parte della partita, perché essendo veloce gli altri magari sono affaticati. Francesco, quindi... sei d'accordo? In attacco c'è da migliorare qualcosa sicuramente, ma ci mancherebbe, siamo alla 4ª giornata, dicono, se tutto funzionasse al meglio. Se vogliamo lo dicono i numeri, lo dicono lo svolgimento delle varie partite, anche ieri. Non mi sembra che Lescano sia stato messo in condizioni di poter far vedere le sue qualità realizzative. Forse dalla 3/4 in poi, evidentemente, l'allenatore deve trovare qualche soluzione diversa, perché qualcuno dei centrocampisti deve sostenere di più la manovra, oppure i due esterni. Non è un caso che con Delle Monaco la manovra si è velocizzata di più, e non è nemmeno un caso che l'assist sul gol lo ha fatto Delle Monaco. Andrea? Sì, su questo aspetto voglio aggiungere 2 dettagli e poi magari per un commento. Uno, il fatto che i terzini si vedono poco, anche Milani, che magari è migliorato contro la Viterbese, però è un giocatore di spinta, è stato molto prudente, forse perché fa il quarto, forse perché si bada di più alla fase difensiva, però Cancellotti a destra e Milani a sinistra, ieri anche Saccani, non è che diano un grandissimo apporto in fase di spinta. E poi non so se possa incidere il cambio di modulo, perché per un mese Colombo ha lavorato col trequartista e le due punte, e Cupone a inizio preparazione sembrava molto efficace quando era più vicino alla porta. Il fatto di essersi messi a tre, anche se Cupone ha giocato da esterno già in un tridente, a me sembra che Cupone sia un po' penalizzato da questo assetto, perché non lo vedo molto un giocatore da uno contro uno, ma un giocatore molto molto efficace se gioca vicino alla porta, fronte alla porta. Chi vuole rispondere a queste riflessioni? Totò e il dottore, facciamo così, poi... Io insisto su questa cosa, voglio dire, attualmente il capocannoniere del Pescara è Mora, ha fatto 2 gol, tra l'altro ha fatto il doppio dei gol che ha fatto l'anno scorso in 42 partite. Voglio dire, il gol che ha fatto Mora l'avrebbe dovuto fare un centravanti, questo in sintesi, voglio dire, perché tutte e due le volte si è trovato lì in mezzo all'area, una posizione in cui
se c'è un problema, secondo me, in questo momento è proprio la qualità e la forza del tridente avanzato, soprattutto di Cuppone e Lescano, a mio avviso. Dottor Fezzi? Dove può migliorare, insomma, secondo me. Cuppone è un altro giocatore interessante, uno che spinge, potrebbe essere utilissimo, finora non l'abbiamo visto tanto nelle fasi, diciamo, di ribaltamento, quindi di contropiede, però è uno che lo vedrei anche bene più vicino alla porta, perché ha dimostrato l'anno scorso sicuramente di vederla la porta e quindi anche di poter segnare, ecco. Allora, andiamo a sentire Colombo e chiudiamo poi la parentesi di Viteo, perché a noi piace fare discorsi un po' più generici, perché se parliamo solo di tecnica poi ci dicono, ecco, siete bravi a fare gli allenatori nei salotti televisivi, poi però in panchina c'è uno che comanda, giustamente. Andiamo a sentire Colombo. E secondo me queste sono vittorie che, proprio perché sofferte, difficili, forgiano il gruppo, perché sappiamo che la Serie C non è tutto rose e fiori sotto il profilo del palleggio, del gioco, e ci sono partite come queste che, se le porti a casa, significa che stai maturando o stai andando verso un percorso sicuramente di maturazione per arrivare ad essere una squadra importante. E Luca è l'emblema, insomma, del giocatore esperto che si è caricato insieme ad altri compagni la squadra sulle spalle e riesce a trascinare anche nei momenti di difficoltà, quindi ben vengano giocatori come Luca Mora, ma ripeto, farei, credo, dei torti a non nominarne tanti, ripeto, perché la partita oggi non è stata facile, è stata sofferta, e nella sofferenza veramente ho visto l'umiltà che chiedo a questa squadra. Mister, sabato andiamo alla prossima gara, c'è questa partita di Foggia. So che la qualità del Foggia, insomma, è una qualità alta, però abbiamo tutto il tempo di pensare e di recuperare, soprattutto perché tutte le squadre hanno speso, credo, tante energie, ed essendo appunto all'inizio della stagione, la prima preoccupazione è di far recuperare tutti i giocatori in modo da essere pronti allo zaccherio. A proposito della partita di Foggia, il programma sabato alle ore 20:30, siamo in attesa di avere notizie da parte dell'osservatorio per l'accesso dei tifosi bianco-azzurri allo Zaccheria. Più tardi vi daremo le eventuali novità. Vorrei ripartire da Andrea Gessa, perché umiltà è un termine usato spesso da Colombo, poi ti chiederò anche su questo nuovo allenatore, ma che significa umiltà? Consapevolezza dei propri mezzi, oltre che il rispetto per gli avversari? Certo, io credo che si riferisca anche al fatto che un giocatore come Mora, come Brosco, come Palmiero siano comunque giocatori di una buona Serie B, quindi bisogna avere l'umiltà di calarsi nell'attuale categoria, e credo che lo stiano dimostrando. Mora su tutti, penso che veramente è così difficile scendere dalla B alla C e avere sempre un rendimento elevato, perché proprio da questi elementi molti si aspettano. Non è difficile, è difficile trovare le motivazioni giuste per poter dare il tuo apporto, perché se non entri nel mood della categoria fai il doppio della fatica, pur avendo magari qualità da categoria superiore, ed è quello che secondo me ci si aspetta da persone mature, ecco, e quindi umiltà, maturità nel calarsi subito con prontezza, immediatezza nella categoria. Il Pescara ha trovato il suo leader in Mora, Riccardo? Assolutamente sì. Con una citazione anche per il portiere, che a me sta piacendo molto, su come sta governando la difesa. Ma Mora sì, Mora, a parte che ha fatto due gol, perché uno l'ha fatto, uno l'ha salvato, perché sulla riga ha salvato un gol fatto e quindi ha fatto due gol, però in campo lui è molto ordinato, è molto bravo, si vede che arriva nella categoria superiore, ma si vede quello che ha detto adesso Andrea, che mi trovo totalmente d'accordo, si vede proprio che si è calato perché anche l'anno scorso parlavamo, ma questa squadra manca un leader, il termine leader è sempre, può avere diverse interpretazioni,
Mora sarà le rappresenta un caso, ma quando un po' le cose non girano, tipo l'anno scorso, o quando vanno a correnti alternate, si parla sempre che manca un leader. Il leader, lo spogliatoio non è compatto, le solite se hai le devi avere tu le qualità. Mo Gesso ha giocato una vita, o le hai o non le hai determinate qualità. Questo è un giocatore che lo ha dimostrato nella sua carriera e si è sempre evidentemente messo al servizio della squadra, ma con personalità, con intelligenza, con il saper stare in campo, con il capire i momenti della perché partita. Perché scuoti la testa, oltre... non sei d'accordo? Sì, ma il leader è colui che viene riconosciuto dagli altri, certo. Non quello che ha più esperienza e vuole fare il leader che non lo è. Questa è la differenza tra l'anno scorso ma e quest'anno. Quest'anno perché riconoscono deve avere determinate qualità. Sì, ma il leader è colui che viene riconosciuto dagli altri, non quello che dice, come l'anno scorso qualcuno diceva, io sono il più anziano e quindi fa il leader e non è capace di fare il leader. Questo è. Forse me lo può dire più Andrea, che sentiamo. Di spogliatoio ne ha... No, io condivido, certo, il leader viene eletto... tra virgolette dagli altri, no? Perché comunque sia chi pensa di essere leader e poi non ne ha le qualità, forse fa il doppio della figuraccia. Fa danno, però, però sicuramente penso che il leader, oltre ad essere riconosciuto, debba anche avere la costanza nel continuare a dimostrare di essere leader e di meritarlo continuamente, perché nel momento nel quale tu raggiungi quello status devi avere anche la costanza di poter mantenere quello status, perché non è che perché poi vieni riconosciuto ti puoi permettere di pullarti sugli allori. No, anzi, certo. Devi avere la costanza di aumentare ogni giorno e alzare l'asticella. Dottor Fazzi. L'avevo detto prima, giocatore d'esperienza. Penso lo conoscevamo qui a Pescara, però come diceva Andrea lo deve dimostrare. Io l'ho conosciuto purtroppo molto bene quando la SPAL venne a batterci 1-0 grazie a Mora, che si inventò un rigore e fece cacciare Drudi, ma ciò lo provocò e quindi perdemmo quella partita, diciamo. Però insomma dimostrò anche in quella circostanza evidentemente di saperci fare, perché nel calcio non c'è solo intelligenza, non c'è tecnica, ma c'è anche, diciamo, un certo modo di fare che in certe situazioni può diventare veramente importante, anzi determinante. Io invece, mi hai rubato, diciamo, la parola prima, volevo fare un commento anche su Plizzari. Perché secondo Plizzari. Me... Plizzari, Plizzari, perché tutti hanno i dubbi, Plizzari, perché è, mi sembra, il leader difensivo, come spesso deve essere il portiere, ha 22 anni, era insieme a Donnarumma, erano gli enfant prodige del Milan giovanili. Io un sacco di amici milanisti di Milano, ai tempi di Donnarumma dicevo c'è uno forse ancora più forte, Plizzari. Poi ha avuto forse dei momenti così un po' difficili, come spesso può capitare ad un giovane calciatore e forse ancora di più a un giovane portiere, perché sappiamo essere un ruolo assolutamente determinante. Penso che sia stato convinto, si è convinto a calarsi con molto coraggio in Serie C. Certo, ha scelto una piazza, possiamo dirlo, importante, però di fatto adesso è proprietario, è la proprietà del calciatore è la Pescara Calcio, ed è stata diciamo una mossa della società e anche diciamo, di chi ha consigliato evidentemente a questo giocatore di calarsi in Serie C, una mossa sicuramente azzeccata, perché Plizzari sta facendo bene, farà molto bene e se siamo fortunati ci porterà in Serie B e sarà anche la sua rivalsa nei confronti, diciamo, di questo mondo, che è un mondo difficile. Questo conferma la competenza di cui parlavo prima, no? Perché pensare a un portiere e portarlo a Pescara, portiere dell'Under 21, infatti non ci sarà sabato a Foggia, e arrivare a prenderlo a titolo definitivo in questa categoria non è scontato, vuol dire avere competenza, bisogna avere
le cosiddette per poter il dottor Fazzi ha ricordato che lui era il terzo portiere al Milan quando c'era Donnarumma e Reina, quindi non è una cosa scontata, io penso. Questo parliamo di 4 anni fa. Poi è entrato nel giro dell'Under 21, ha avuto un leggero infortunio, nulla di che, però poi ricordate di Scuffetto? Come no? 18 anni era Udinese. Stato convocato in nazionale. Io adesso non so questo calciatore che fine abbia fatto, non è molto più anziano di Pizzari. Purtroppo può capitare, soprattutto per chi... Non è tornato gioca titolare. Udinese o Como. Como. È stato al Como. Sì. Però voglio dire, era in odore di nazionale, ha fatto mi sembra pure l'esordio in nazionale A. Sì, si parlava se tantissimo di questo... Di memoria andiamo in tilt per sì, di, questo, di, questo, di questo portiere. E purtroppo può capitare, soprattutto per chi ricopre quel ruolo. Assolutamente. E poi si diceva che il Pescara lo scorso anno aveva 3 grandi portieri, è vero, no? Tra Di Gennaro, sì, sì. Sorrentino, Iacobucci, ne è arrivato un altrettanto bravo, così come bravo Sommariva che arriva sì. dal Monza. Quindi esatto. Andrea ha fatto bene a sottolineare la competenza, perché è inutile nasconderci. Quando tu sei a conoscenza del mercato in Serie C, in Serie B, i rapporti, sapere avere anche certo, dei però... rapporti, riesci a prendere giocatori funzionali. Ci fermiamo, Andrea, ci sono novità dal posticipo? Che la Reggiana ha in vantaggio, 1-0 ad Alessandria, gol segnato da Nardi, un altro ex cremonese come Crescenzi, siamo all'intervallo. Qualche momento di pausa, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:40 minuti, intanto un aggiornamento sulla trasferta di Foggia. Proprio in questo istante ci hanno comunicato che la decisione verrà presa e comunicata domani entro le ore 13, però c'è qualche possibilità che l'osservatorio riveda la sua decisione, però è inutile sbilanciarsi, quindi entro domani i tifosi sapranno se potranno recarsi a Foggia per questa partita molto sentita. Andrea, Gessa, dall'esterno, mi dici qualcosa su Colombo, tecnico che sta riscuotendo consensi, cosa ti sembra, che idea ti sei fatto dall'esterno ovviamente? Ma devo dire mi ha impressionato subito per il fatto che si è sentito poco. Lui ha detto proprio questo, ne parlavamo la settimana scorsa, ha detto a Pescara di chiacchiere se ne sono fatte tante, quindi in estate non voglio parlare, come inizia il campionato faccio parlare il campo. Mi è piaciuto molto questo approccio, far parlare i fatti, e devo dire... Non lo conosco sinceramente così tanto da poter parlare tecnicamente, però ecco, mi ha colpito questo fatto che ha fatto parlare prima il campo e poi, devo anche essere sincero, mi è piaciuto la sua comunicazione con la piazza, facendo comunque un passo indietro, facendo sentire importanti i tifosi, diciamo quella giusta umiltà che appunto fa piacere comunque a un tifoso, che sono anche io un tifoso del Pescara, fa piacere sentire appunto dire che è ovvio che il tifoso apprezza la squadra. Chiaro. Poi la comunicazione è un elemento in più e lui è lucido sia nel far giocare la squadra, sia soprattutto a fine partita, però nel modo di presentarsi. Sì, quello che volevo dire è che comunque si era già fatto ben volere prima ancora di poi dimostrare sul campo. Quindi Paolo Fazzi, di cosa ha bisogno questa piazza per avvicinarsi ulteriormente? Perché i tifosi stanno rispondendo, un buon pubblico nelle prime due partite casalinghe. Purtroppo la nostra è una piazza difficile, perché noi vogliamo bel gioco e risultati. Quindi diciamo che siamo stati abituati molto male negli anni e il mister Colombo... Questo è un alibi per gli allenatori che però hanno lavorato qui a Pescara o no? Beh, per certi versi anche, perché poi il tifoso pescarese è molto esigente, quindi è facile diciamo a criticare, è facile la critica, e quindi niente, un allenatore come Colombo, umile, e potrebbe diventare personaggio proprio grazie a queste sue caratteristiche umane, e ovviamente però gli si chiede al mister, torno al discorso di prima della piazza esigente, quantomeno di fare risultato e magari di farci anche un po' divertire, perché poi, alla fine è il prototipo del pescarese, allora, cioè vuole divertirsi, vuole vincere, e poi normale che fra le due cose gradirei vincere, poi se mi diverto è ancora meglio. Ma io credo che qualunque tifoso di qualunque piazza, comunque è stato abituato, maggior ragione qui a Pescara, ma su qualunque piazza, se vince la squadra ama di più la squadra, o per meglio dire si diverte di più, perché il tifoso la sua squadra la ama sempre, però tutto poi ruota attorno al risultato. Se ci abbini e la squadra magari gioca bene, ti esalti, ti diverti, vai ancora più già esaltato a vedere la partita.
però come risultati... diciamo prima, qui si arriva da 3 anni difficili, quindi non è che il clima sotto questo aspetto facile. Dovrebbe essere più facile quest'anno, perché tutto quello che è successo negli ultimi anni, 2 retrocessioni l'anno scorso, quello che vedeva una partita, 1000 persone vedevano una partita bianca, lui la vedeva nera o viceversa, quindi sotto questo aspetto quest'anno, con quello che, così come è stata preparata la stagione, dovrebbe essere più semplice, però poi dipende da cosa succede in campo. A chi sostiene però che Colombo alla stessa giornata ha un punto in meno di Auteri lo scorso anno, cosa rispondiamo? Chi Totò. Se ne frega, si alla quarta dire, giornata sì. Il Pescara di Auteri aveva 10 punti, il Pescara ne ha 9. Però adesso noi già sappiamo che ha combinato Auteri dopo, quindi insomma sì, però è, vero, stata anche, la è difficile discendente. Avere un giudizio. No, io vedo, non cioè, ci secondo sono me analogie, secondo abbiamo... me l'anno scorso c'è stato un clima diverso, perché nel momento in cui è nata quella squadra, voglio dire, c'è grandissimo entusiasmo, c'era veramente l'obiettivo era di vincere il campionato, erano tutti convinti, tutto l'ambiente, che questa potesse essere la squadra giusta. Ricordo poi, insomma, le prime 2 partite sono state anche abbastanza esaltanti, per cui è stato un processo, quest'anno il processo è diverso, cioè la squadra costruita ex novo, l'allenatore che non conosci, hai apprezzato, man mano stai apprezzando quello che questa squadra riesce a fare, per cui credo che comunque ci sia anche maggior pazienza da parte della tifoseria, che come diceva Gessa, già anche per quello, per come ha parlato l'allenatore, si sta avvicinando sempre di più alla squadra. Credo che questa simbiosi, voglio dire, questa è una simbiosi che può esplodere, come diceva il dottore, anche quando ai risultati abbini anche bel gioco, un po' di bel gioco, insomma, per Pescara, ma non Pescara, il pubblico pescarese è quello, voglio dire, cioè la squadra che magari riesce a fare 10-15 tiri in porta piace sicuramente di più di quella che magari vince 1-0. Stefano e Riccardo? Ma io penso che la differenza fondamentale rispetto al Pescara di Auteri è che il Pescara di Auteri, dopo il primo vero passo falso, non mi ricordo se fu la sconfitta in casa con la Reggiana o con il Modena, sì, alla sesta giornata, si sciolse come neve al sole, perse tutte le certezze sostanzialmente e andò incontro a un girone d'andata terribile. Invece qui la sconfitta interna con il Crotone, anche con tutti i problemi di infortuni in difesa, evidentemente sono stati metabolizzati, trasformati in rabbia agonistica, e la squadra è tornata con il giusto piglio in campo a Viterbo, si è presa il risultato, ha imposto il proprio gioco e quindi diciamo che questo mi sembra un ottimo viatico poi per il proseguito del campionato. Riccardo? A livello di comunicazione tra i due allenatori c'è un abisso, anche perché l'anno scorso lui quando vinceva attaccava la squadra e quando perdeva la difendeva, invece questo allenatore è un allenatore che quello che sono le domande che gli vengono fatte risponde per quello che è. L'anno scorso lui, diciamo che aveva un modo di comunicare molto particolare, invece questo allenatore è molto più lineare e poi soprattutto risponde alle domande che vengono fatte, cioè parla della tecnica del campo, spiega anche, io ho seguito quasi tutte le sue conferenze stampa, spiega come si è verificato e il perché si è verificato, e questo dà una buona sicurezza di avere comunque molto in mano la squadra su questo. Andrea, ecco, tu hai vissuto nelle ultime 2 stagioni con il Pescara situazioni difficili, perché c'è stata quella doppia retrocessione sul campo. Ecco, aria nuova, perché c'è stata una rivoluzione, oppure come dicevi poc'anzi sono stati assunti elementi di competenza, parliamo del direttore, parliamo sì dell'allenatore, cioè perché è cambiata proprio l'area tecnica oltre alla squadra, oppure c'è dell'altro? Ma non ti so dire. Che voi avete un po' subito questo clima difficile, ambientale. Sì, c'è da dire che non oltre, è una scusa. Oltre alle vostre responsabilità, vostra intendo gruppo Pescara. Non è una scusante, perché tutte le squadre erano nel marasma Covid in generale, quindi non, noi
non è che l'abbiamo subito e gli altri no, però... Però avevate i tamponi più duri. Però erano più profondi e quindi... Oh, scusate, se mi consentite, il Pescara per la gestione nostra, scusatemi, dei tamponi è stata molto più garantita rispetto, scusatemi, alle altre squadre. No, no, stavo parlando di un'altra non cosa. Non è certo quello il motivo. No, no, nel senso che quello non è una scusante, non è il motivo, anzi, la cosa a Pescara è stata gestita non bene, di più, forse con un'attenzione anche maggiore, anzi sicuramente maggiore rispetto media, alle cioè, altre. Cioè. E anzi, proprio questa cosa a volte era prioritaria, giustamente, sulla gestione calcistica. Quindi fare calcio era, diciamo, arrivato in secondo piano rispetto alla salute, come è giusto che sia. Però era una cosa che noi affrontavamo per la prima volta e quindi... Però come dicevi tu, questo la programma per tutti. Per tutti, certamente. Non è una cosa... Però, ripeto, può essere stato sicuramente una programmazione difficile. Oggi con... Però avete perso l'affetto dei tifosi, avete perso. Sì, c'è stato questa cosa ed è un rammarico grandissimo, che ti devo dire. Poi tu personalmente sei passato dall'entusiasmo. Io principalmente sono veramente dispiaciuto di aver perso forse anche la stima di alcuni e non di questo me ne rammarico tantissimo. Primo perché penso di non meritarlo per tanti resta motivi. Perché molti hanno focalizzato le attenzioni sulla proprietà, non sappiamo se giustamente o ingiustamente, ognuno si è fatto un'idea, ma soprattutto sui giocatori e sull'allenatore di turno. No, sì, parlavo di me stesso, che il discorso mio personale. Che a Pescara, avete detto bene prima, si vuole giocare bene e si vuole vincere, però sono d'accordo fino a un certo punto. A Pescara, per dire, parlo di me, che non sono stato mai un grande tecnico, nel senso tecnicamente non sono sicuramente stato eccelso, però sono sempre stato uno che ha dato l'anima e a Pescara mi hanno sempre... apprezzato per questo, quindi vero il bel gioco, vero il funambolo, vero le cose, però sono sempre stato apprezzato per la persona che ero, per il carattere, per la personalità, l'attaccamento. Ma d'altronde sei stato tra i protagonisti di quella squadra che ha fatto impazzire il calcio italiano, quella di Zeman. Lì c'è poi il rammarico di non aver disputato il campionato di Serie A. No, andare via con una retrocessione è una cosa che fa male. Senti, invece dell'ultima promozione in Serie C con Di Francesco, no? Sì. Quanto è diversa quella situazione da quella di oggi? Quella situazione... Lì c'era un clima di rinnovato entusiasmo perché società nuova... Io ricordo quella stagione come una delle più belle per me e credo che sia una delle più importanti per il Pescara dei tempi moderni. Perché lì veramente quella squadra era obbligata a vincere, ma nel vero senso della parola, per responsabilità, per investimenti era diventata un'ossessione in noi e noi vivevamo la settimana per quello, cioè c'erano 300 tifosi ogni santo giorno al campo. Se pareggiavi una partita non andava bene, se eri sommerso da entusiasmo, da responsabilità e noi ce le siamo caricate. E non era semplice andare in campo con questa responsabilità, però era bellissimo. Pucuretto non funzionava, con Di Francesco e Eusebio le cose sono migliorate. Beh, per me Eusebio è un fratello maggiore. Ma sono tanti fratelli maggiori qui a Pescara per me. Ma la Gessa, che non c'entra niente con il Pescara, come te lo spieghi gli ultimi anni non buoni, diciamo così, o poco fortunati di Eusebio Di Francesco? Non lo so, è difficile sempre giudicare da fuori quando non si sanno le cose. Io penso che
che forse c'è stata troppa fretta in un momento che lui veniva da anni meravigliosi nel voler ricominciare nonostante fosse sotto contratto. Questo la dice tanto della persona di Eusebio, cioè lui ha lasciato soldi veri per poter ritornare in panchina e ha sbagliato, ma è una scelta meravigliosa se ci pensi, che a me, io sono uno appassionato, cioè a me piacciono queste cose da libro cuore, mi emozionano, e lui per me è un idolo, perché in tanti nella sua condizione non l'avrebbero mai fatto e lui l'ha fatto. Ti riferisci all'esperienza con la Sampdoria? Con la Sampdoria, sì. Ecco, lì non fu una scelta sbagliata quella di andare in una società che aveva delle problematiche. Ha sbagliato, ma è stato Le scelte umane. È stato sbagliato a livello professionale, a livello calcistico, ma lui voleva ritornare per passione sulla panchina. Lui non gliene fregava niente dei soldi e ha voluto andare su ad allenare. E questa è una cosa stupenda. Poi è stato anche sfortunato a Cagliari, a Verona, dove forse infatti fretta. Mi viene sulle belle parole che hai detto, mi viene da pensare che è talmente fuori del coro per il modo signorile di comportarsi in modo pratico che infatti adesso non allena. Ma certo, ma sembra un assurdo, ma viene da pensare anche per sua volontà, perché ha rifiutato qualche offerta. Sì, ovvio. È ovvio che adesso non può più sbagliare. Adesso la scelta. Penso però che lui decida di vada a scegliere dove ci sono delle certezze. Però, ma la vita degli allenatori è questa, no? Cioè passi dei momenti di gloria. In un mondo in cui si va a 3000 all'ora, dove non c'è più spazio per le emozioni, per la passione, queste cose sono bellissime. Io da insegnare ai ragazzini, cioè, per me il calcio è questo, ragazzi, basta. Il dottor Fazzi, siccome è pescarese, dopo arriviamo anche a Gessa, tra Galeone e Zeman chi sceglie? Zeman, perché? Forse anche per un fatto personale, perché per motivi personali quel periodo di Galeone, parlo del primo Galeone, sì, non ho potuto viverlo, diciamo, al 100%, cosa invece che ho fatto con la cavalcata fantastica della squadra di Zeman, che tu parlavi, se ne parlava a livello italiano, no, se ne parlava a livello europeo, perché qualcuno diceva è una delle migliori squadre europee per il gioco che esprime. E quindi mi ricordo, ecco, le ultime partite dove si fa 8-10, dove praticamente non vinse praticamente tutte le partite tranne il recupero, per un recupero con il Livorno, per purtroppo sì, il famoso fattaccio. E quindi fu una cavalcata pazzesca dove si vinceva dentro e fuori. Mi ricordo andammo a Padova 6-1, se ricordo bene. Povero Perin non sapeva, che allora parava con per i colori del Padova, non sapeva dove pararsi veramente. E poi tante altre partite, ecco, mi viene in mente, così come flash, il passaggio che fece Verratti ad Insigne, che fece sbattere la testa ai due centrali del Torino e andò poi a segnare. Ecco, allora sono cose che ti rimangono veramente dentro. È naturale che poi l'epopea galeoniana ha segnato di più, diciamo, la storia del calcio pescarese. Anche perché ce ne sono due. Due, però, sì, il secondo con Allegri, Massara, eccetera, però io non potrò mai dimenticare il Pescara da Serie C e ripescata in Serie B con una squadra di ragazzi, sembrava una squadra poco assortita, invece aveva veramente 13 o 14 campioni che messi in campo fecero vedere un calcio fantastico. Enrico, mi viene da dire velocemente, perché tante volte così se ne è parlato, rispondere a una domanda del genere con un'altra domanda io rispondo, è come voler dire chi è stato il giocatore più forte nella storia del calcio, Pelé o Maradona. Sono periodi diversi, situazioni diverse, perché il primo amore dei pescaresi con Galeone, con quella inaspettata promozione, con una, verrebbe da dire, tra virgolette, una squadretta costruita e poi hai detto bene tu, sono stati due periodi, quello di Zeman è stato
quell'anno lì, poi tra l'altro con il secondo Zeman che non è andato certamente bene come il non la faccio primo. Più questa domanda. No, è mentre una domanda promessa. Bella perché stiamo parlando di due allenatori che hanno ammirato come tutti. Lui è un almanacco sì. Del calcio, quindi e infatti l'ho visto, si ricorda i particolari delle non partite. Non si ricorda però. No, no, ma è una domanda due no, è una domanda bella mentre Galeoniano l'unica salvezza in Serie di Galeone. Ecco, appunto, ma è una domanda bella da fare perché sono due allenatori che hanno fatto vivere delle emozioni. Però furono retrocessi. Quando due non solo squadre. Il Pescara, sì. Però il Pescara arrivò quint'ultimo. Arrivò quart'ultimo, terz'ultimo. No, terz'ultimo sicuramente no. E arrivò. Era salvo da due giornate. Da due mesi era salvo. Non scherziamo. Beh, comunque vabbè, diciamo, se posso dire la mia, Zeman è stato un eccezionale. È splendido, attimo Fulgen, è stata una cosa eccezionale. Però paragonare per Pescara, per il tifoso, quello che è stato Galeone, l'epoca di Galeone, non solo Galeone, è quello ma che la squadra detto, che c'era. È quello che ho detto poco fa. Esatto, voglio dire, quello è qualcosa che. Andrea ovviamente che ti resta è a Zeman. Certo, ma certo, il campionato, anche se poi. Non ho detto quello. Scusa, il Francesco. Ma è esattamente. Due periodi diversi, due anni, scusa. Oh, vincere a Milano contro l'Inter per me è stata una delle gioie più belle da interista, eccezionale. Sì, assolutamente. I rapporti, come ti immagini e poi come sono andati? Scusa? Quando ti immagini, i rapporti com'erano? No, ottimi, io pensavo che fosse un po' tutto incrinato, no? Da quel punto di vista, anche se devo dire lui mi ha sempre riconosciuto il merito di essere sempre stato professionale e di aver accettato le scelte, pur malgrado, però anche quando è ritornato poi che ero team manager, anzi abbiamo ricordato facendoci una risata al tutto. Andrea, torniamo all'attualità perché mi dicevi che avevi una curiosità da toglierti su qualche giocatore? Sì, in particolare su questo ragazzo che è arrivato un po' in sordina ma che si sta facendo valere. Parliamo di Emmanuel Jabouin che peraltro ieri ha anche parlato dopo la partita. È un ragazzo che è cresciuto nell'Atalanta e che l'Atalanta sta monitorando e sappiamo quanto la squadra di Gasperini sia molto attenta ai giovani. Lui è stato compagno di squadra tra gli altri di Dejan Kulusevski, di Traoré che poi è andato allo United, ma anche di Okoli che è stato alla Cremonese proprio con Crescenzi e ora è nel giro della prima squadra dell'Atalanta. È un giocatore che anzi a livello di settore giovanile aveva anche una certa confidenza con la porta, è uno che faceva anche gol con i suoi inserimenti. Insomma, parliamo di un giocatore che anche poi... Colombo ha sottolineato la sua importanza in questa squadra a metà campo, lui e Mora sono imprescindibili. Assolutamente sì, e poi nel processo di crescita di un giocatore di questa età ci sta anche una stagione come quella dello scorso anno dove lui a Perugia ha trovato poco spazio e non ha fatto granché bene, però poi in questa stagione si sta ampiamente riscattando. È un po' la sorpresa questo Jabouin, Totò e Riccardo? Guarda, io non lo conoscevo, l'ho visto per la prima volta la partita d'esordio e mi ha impressionato, tanto che lo dissi anche in conferenza stampa, perché secondo me era una sorpresa. Dentro con una forza spaventosa. Sì, a me te. Ha impressionato immediatamente, credo che sia destinato anche a migliorare, vuol dire a acquisire esperienza, ma il suo apporto in mezzo al campo secondo me è decisivo in questo momento. Riccardo? Vero, è entrato in maniera molto autoritaria e ha distribuito dei bei palloni, ha difeso la palla, buon giocatore, ottimo, anzi averne di giocatori che entrano e sono pronti così. Quel giocatore che piace tutto Fazio. No. Ma difatti quando è entrato nella prima partita contro l'Avellino, insomma nessuno lo conosceva, nessuno si Ma tanti non ne conoscevamo dei giocatori che sono arrivati. Ha giocato forse 10, 12 minuti, 15, non ha perso una palla. Sì. Testa alta, forza fisica, ha recuperato palloni e ha fatto sempre passaggi intelligenti. Tant'è che siamo rimasti tutti esterrefatti, diciamo, da dove è uscito questo ragazzo? Difatti poi dalla giornata dopo è entrato da titolare. Andiamo in pubblicità. È italiano, Prego. È italiano sì, perché sì. È italiano. Nato in Italia, quindi è italianissimo. Andiamo in pubblicità e poi l'ultima parte è dedicata a Foggia-Pescara perché è sempre una partita che entusiasma le rispettive tifoserie. A tra poco.
Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:10, dunque ultima fase di questo numero di replay. Andrea, ripartiamo, non ci sono novità sull'annuncio avvenimento dell'allenatore, sempre Cannavaro? Non ci sono novità, ma rumors vogliono sempre più vicino Fabio Cannavaro alla panchina del Benevento. Non ci sono ufficialità. Ricordiamo che D'Aversa ha rifiutato a Benevento, il pescarese D'Aversa. Assolutamente sì, è ancora legato alla Sampdoria dal punto di vista contrattuale, Roberto D'Aversa. Invece per Alessandria Reggiana? Sempre 0-1, mancano 11 minuti, Reggiana sempre avanti ad Alessandria, di misura. Allora, vorrei ripartire da Andrea Gessa, perché è tornato nel mondo del calcio per sua scelta, questa volta occupandosi di giovani, quindi definirei questo tuo ritorno come una passione proprio per il campo, certo, per il calcio genuino. Ecco, questa esperienza nuova a Penne, dove nasce l'idea di rivivere la tua gioventù, quindi di far capire cos'è veramente il calcio ai giovani? Sì, assolutamente, è un po' ricominciare da capo, no? È un po', si vede che era il mio destino questo, l'ho fatto da calciatore, ho vissuto un po' le stesse orme. A un certo punto della mia carriera dovevo fare il salto, invece di fare il salto ho fatto tre passi indietro, mi sono ritrovato a ridovermi riconquistare il professionismo ripartendo dall'eccellenza. Però succede a tanti nel mondo del calcio, sì, sì, ma il fatto
di rimettersi in discussione è un no, no, ma infatti positivo, sono, sono contento di questo. Io ho sempre detto che in questi anni ho acquisito tanta esperienza, tanto vissuto, no, sul campo, grazie al cielo ho assimilato da tanti allenatori, non solo come calciatore ma anche come dirigente, mi hanno insegnato tantissimo potendo stare sul campo tutti i giorni, e questo questa passione, questo know-how mi fa piacere poterlo trasferire. Ne ho parlato con Andrea Marrone, presidente del Penne, un giorno al mio stabilimento, e niente, lui dopo qualche giorno mi ha ricontattato dicendomi: perché non proviamo a fare questo tipo di ruolo? In realtà è un ruolo che non esiste forse nel calcio, perché non è né un allenatore, né un responsabile tecnico, né un dirigente, un po' tutto e niente. Nel senso che mi piacerebbe poter ritornare. Cioè, tu stai più sul campo che dietro la scrivania. Sì, esattamente. Poter aumentare le ore di lavoro con i giovani, prendere i profili più interessanti, lavorarci, poter aumentare le ore di lavoro con la palla nei piedi, perché oggi come oggi si usa nei settori giovanili, a mio avviso, troppo poco la palla nei piedi, ed è per questo che non crescono più talenti e quant'altro. E questo è stato per me un trampolino di lancio, un nuovo ecco, questo volevo chiederti, è un nuovo punto percorso di per arrivare dove? Cioè, hai un'idea di cosa fare in futuro? L'allenatore, il direttore? No, a me in questo momento mi piacerebbe avere un'opportunità, poter partire dalla mia competenza. Come ho detto prima, secondo me la competenza ha un valore, e aspetto qualcuno che magari mi possa proporre qualcosa. La mia competenza penso che sia preziosa, e spero di poterla trasferire, poterlo dimostrare. Se deve essere a Penne per tutta la vita, sarà a Penne per tutta la vita, non è un problema per me la categoria, per me è importante i rapporti, le persone, poter avere un pallone in mezzo al campo, una cosa romantica, mi piace ritornare lì. Sai che però nel calcio essere romantici un po'... Lo so, ma grazie al cielo... No, non perché devi cambiare, ma no, forse so. Si trovano più difficoltà. No, non ce ne stanno di romantici nel calcio, però anche però adeguarsi alla tendenza a me non mi è mai piaciuto. Io voglio fare qualcosa di differente, o voglio fare la differenza. Ci credete? Sono qua a disposizione. Stefano Buda, tu ci credi a una continuità di risultati del Pescara a Foggia? Beh, insomma, direi che i presupposti ci sono, insomma, la gara non è delle più semplici, più che altro per fattori ambientali. Il Foggia, diciamo che è convalescente, no? Dopo le prime battute a vuoto ha iniziato a fare punti, e sicuramente cercherà, insomma, di dare il massimo in una partita sentita dalle tifoserie per rilanciarsi un po'. Ecco, ricordiamo che entro domani si avrà la decisione dell'osservatorio, esatto. Qualche speranza di vedere. Però insomma, questo Pescara versione Colombo, insomma, non mi sembra una squadra che vada a giocare una partita a Foggia intimorito. Credo che sia una squadra che darà battaglia, cercherà di imporre il proprio gioco come ha fatto in queste prime uscite, quindi insomma io credo che i presupposti ci siano. Poi è una partita calda, una partita particolare, difficile dire come finirà. Dottor Fazzi, però questo girone C sotto tanti aspetti è anche più stimolante, quindi vecchie rivalità con squadre blasonate, soprattutto per i tifosi. Certo, squadre blasonate, squadre alcune che sono la sintesi di alcuni luoghi calcisticamente, diciamo, storici, come può essere appunto il Foggia, l'Avellino stesso, il Messina, lo stesso Catanzaro, eccetera. Poi ci sono tante altre squadre praticamente semisconosciute, ma questo è un altro discorso, perché secondo me quante sono le squadre di Serie C? 60, sì. Però probabilmente una Serie C, diciamo, che dal punto di vista anche tecnico è molto più povera rispetto
Ecco, ci vuole alla Serie C dei tempi di Tom Rosati, quando ci portò per la prima volta in Serie B, oppure le Serie C che abbiamo visto anche la seconda volta, sempre la seconda volta con Tom Rosati, che tornammo subito. Però molte volte dalla C escono fuori i giocatori, per quello occorrono le competenze per conoscere tornando invece la partita con il Foggia, secondo me loro hanno molto più da perdere, quindi saranno sicuramente in campo molto più nervosi, e il nervosismo spesso fa brutti scherzi. Il Foggia ha cominciato malissimo, perdendo contro una squadra secondo me molto modesta, che è il Latina, perdendo 3-0 a Picerno, che sono andato a vedere, con tutto il rispetto per la città e la cittadina di Picerno, dove è localizzata Picerno, scusatemi, ma insomma è una Ascoli Picerno di 5.600 anime. Chapeau ai però dirigenti, conta la squadra, e però ha perso il Foggia ha perso 3-0 col Picerno, però con il Latino non meritava, perché ha creato tante occasioni da gol, però ha perso comunque 3-1, e con il Potenza ha pareggiato 1-1. Mi si dice che Dursi, che sarà diciamo il nostro prossimo avversario, quindi troveremo un nostro ex giocatore a Foggia. Ci sono diversi giocatori, Schenetti, Peralta, però parlavo di Dursi, che l'abbiamo conosciuto l'anno scorso a Pescara, pare che abbia giocato molto bene ieri, però secondo me chi ha molto da perdere in questa partita sarà proprio il Foggia. Sei d'accordo, Totò, con l'analisi del dottore? Sì, sul fatto che abbia da perdere più il Foggia sicuramente. Però io quello che intanto Boscagli è un buon allenatore, tecnico preparato, che però voglio dire, insomma, l'ambiente di Foggia non è facile, soprattutto per loro, voglio dire, se non stanno bene. Anche lì, tra l'altro, c'è questo retaggio di Zeman che si portano dietro. Forse fece il campionato. Esattamente. No, io la cosa che mi auguro è che possa essere disponibile delle Monache, siccome c'è ancora. No, delle Monache non è sicuro. No, non ci sarà, perché convocato la nazionale. Leggevo oggi. Under 19, lui, Under 21 Blizzari saranno fuori. Peraltro, se il Pescara avesse avuto un altro convocato, avrebbe potuto chiedere il rinvio della partita. Ad esempio, nel girone A, la gara tra Vicenza e Juve Next Gen è rinviata perché la Juve Next Gen ha 6 convocati, quindi in quel caso il Pescara avrebbe potuto chiedere il rinvio, con 2 no. Giornale che c'era questa possibilità, peccato perché... L'ho detto pure io questa sera. Sì. Peccato perché credo... Ma è una cosa normale. Almeno fino a stasera, poi non sappiamo se le cose... Sì, sì. Ma che è una cosa normale, cosa? Che si può... Questo fatto che la A e la B, quando ci sono i nazionali, si fermano i campionati, la C non si può fermare, e allora la Under 21, mi dovete scusare, tu federazione, la fai con i giocatori di A e B, non con i giocatori di C. Quindi Blizzari non può andare in nazionale. Ma con tutto il rispetto, gli auguri più belli. Perché vuoi tarpare le ali a un bravo giocatore C che ha? E perché vuoi creare? Perché così crei un danno notevole al Pescara in questo caso, ma a un'altra squadra. Perché il Pescara ha le alternative giuste. Ma che significa le alternative? Ma tu mi togli due giocatori, i convocati si suppone che siano i più bravi. Non viene convocato uno che nelle prime 4 partite non ha mai giocato. Non possiamo rivoluzionare il regolamento. Ma secondo me, vabbè, perché i presidenti si lamentano. Una regola sbagliata. Esatto. Ma i presidenti si lamentano sempre, sempre si lamentano, gli allenatori pure, però quando poi si ritrovano. Senti, durante le assemblee, sai cosa ha detto Ghirelli ieri? Che la Serie C potrebbe giocare la mattina. Quando? In inverno? Non lo so quando. D'inverno? D'inverno si potrebbe giocare la mattina per un risparmio energetico. Il risparmio energetico lo si fa, voglio vedere adesso con il risparmio energetico. Io ti ho chiesto una valutazione sulla. È una bella uscita di Ghirelli, una buona uscita. Magari la domenica mattina alle 8, che cambia ancora un giorno di agenda, alle 10, alle 11. Si giocherà mezzogiorno. Mezzogiorno. Ma anche le docce a casa si faranno. Ma comunque, per cortesia, siccome abbiamo pochi minuti, stavi dicendo. È una bella uscita. Stavo dicendo quello che vuol dire, sicuramente la partita sarà diversa da quella di Viterbo, che credo insomma il Foggia abbia maggiore aggressività. Io mi auguro che questa squadra possa avere maggior peso in fase offensiva, maggiore credibilità, perché finora questa è la squadra che tira poco in porta, insomma il resto
i quattro gol stanno lì a dimostrare, soltanto quattro squadre hanno segnato meno del Pescara. Una squadra che riesce a dare sostanza alla sua pressione, eccetera, però deve dare qualcosa in più in fase offensiva. Andrea, il grosso potrebbe essere recuperato, adesso è durante Francesco. Ci sono delle possibilità, ma in realtà le possibilità migliori le ha Boben, che sì, già ieri col fatto che è entrato, e poi insomma da quello che è trapelato anche dopo la partita, come ci ha riportato il nostro Paolo Renzetti, Boben ci sono grandi possibilità che, certo, possa essere. Certo, questa situazione di ingrosso è un po' a rischio, eh? Sì, perché comunque si ha a che fare con il ginocchio, però insomma la situazione è costantemente monitorata. L'auspicio è che possa essere almeno a disposizione, magari non giocherà dal primo minuto, e dal primo minuto toccherà a Boben con Brosco. E poi la speranza magari è che non si faccia come con Pogba, che si porta avanti il discorso, certo, e si perde tempo. Certo, certo. Vabbè, su Foggia, Riccardo? Ma guarda, ci sono i presupposti secondo me di fare bene, perché noi abbiamo difficoltà più nella fase di costruzione, ma giochiamo molto bene sulle ripartenze, che abbiamo più volte, soprattutto in trasferta, tagliato la difesa. E quindi se il Foggia, che secondo me delle due è quella che vorrà fare la partita, abbiamo delle buone possibilità. Abbiamo fatto due vittorie in trasferta, il proverbio dice non c'è due senza tre, sono molto fiducioso su questa trasferta. Vabbè, l'importante è dare continuità, perché non certo Andrea si possono vincere tutte le partite, soprattutto fuori casa, poi Foggia un campo caldo. Il tecnicismo non c'è due senza tre di è bello. Frase originale, È bella. Poi, no, te l'ho data una lettura tecnica. Ti ho detto che facciamo fatica in fase di costruzione, ma giochiamo meglio sul ripartente. Quindi se Foggia ci attacca. Tu finora hai detto che facciamo fatica in attacco, facciamo fatica in fase di costruzione, mi dici perché. No, ma sembra la stessa cosa, ti sto dicendo. Che facciamo fatica in attacco perché. Perché prima volevo dire, perché anche gli attaccanti vengono un attimino in fase offensiva, cercano un po' troppo poco la palla. Anche questo c'è da dire. Sono degli attaccanti che invece fanno un po' più di sacrificio e vengono un pochino più a prendere la palla. Non l'aspettano sui piedi, ma la vengono a prendere. Non potete svegliare negli ultimi minuti. I numeri di queste prime giornate ci dicono anche che il Foggia in fase difensiva forse qualche problemino ce l'ha, perché è vero che già dalla prima giornata con il Latina non meritava una sconfitta così pesante, ma è pur vero che sembrava una banda di ubriachi in mezzo al campo quando hanno preso il secondo e il terzo gol, perché io devo rimontare il gol, ma poi mi ritrovo in due contro cinque e prendo altri due gol, significa che forse qualche problemino ce l'ha questa squadra. No, io posso aggiungere una cosa, cioè praticamente l'allenatore in questo primo periodo del campionato ha dovuto lavorare parecchio, ha avuto emergenza in difesa e l'ha risolto bene, quindi evidentemente il reparto funziona. Ha avuto problemi a centrocampo perché non era pronto Barbiero, Giambuà non si conosce che era, e anche lì l'ha risolto. In attacco invece abbiamo sempre le stesse scelte e ci sono problemi, voglio dire, perché insomma i quattro gol, i due gol di Moro sono un campanello d'allarme. Problemi che vengono un po' meno quando c'è Delle Monache. Senza Delle Monache, secondo me, insomma, una squadra. Cioè, tu lo faresti giocare titolare Delle Monache? Ma sì, se sta in condizione, sì, voglio dire, ma credo anche l'allenatore come ci ha provato. Non è questione che lo mette fresco. Colai non ti ha convinto ieri? Come? Colai non ti ha convinto? No, Colai non mi ha convinto, ma tutto sommato non è che siano, mi convincono troppo Cuppone e Lescano. Sì, sono uno è lottatore, si muove tantissimo, però il problema è che Cuppone non arrivi. È di categoria, cioè Cuppone sì, Calalca. Sì, però il problema è che non arrivi a tirare in porta, voglio dire, l'attaccante arriva a tirare in porta. Perde anche di lucidità perché corre tantissimo. Ho capito. Il problema è sui gol, ragazzi, se no la differenza fa. Andrea, tu a Gessa che ricordi hai? Scusa? A Foggia che ricordi hai? Ricordo che quando entri a Foggia un po' le gambe ti tremano, perché là la gente proprio ti sta sopra, c'è una gradinata incredibile. È un campo difficilissimo, detto sinceramente, come hai detto te, l'allenatore è molto preparato, ha fatto un bel mercato, insomma non è facile andare a giocare là, assolutamente. Dottor Fazzi, abbiamo detto quasi tutto, è fiducioso per questo campionato, pensa di continuare a divertirsi o anche di vederla migliorata questa squadra?
Io penso, sì, penso che quest'anno mi divertirò. Purtroppo i gironi di Serie C sono diciamo, organizzati male, perché alla fine vince solamente una squadra. Se ti succede come l'anno scorso, che c'è la fuga in avanti di molte lunghezze, come ad esempio hanno fatto il Modena e la Reggiana, praticamente a metà campionato stai lì nel mezzo a cercare di guadagnare una posizione, diciamo la migliore possibile, per poi questo che io definisco il girone dantesco. Ma pronto, abbiamo detto a fine ottobre arriveremo all'undicesima giornata, quindi già a fine ottobre si avrà una proiezione della stagione. Sì, ma il Catanzaro si è visto di che pasta è fatto. Ha pareggiato ieri in un campo molto difficile. Il Crotone è stato abbastanza fortunato, perché è stato fortunato con noi, e tutto sommato era un'altra punizione di Chiricò. Sì, difatti col Monterossi non è che poi abbia fatto stravedere, come si dice. Poi magari va a finire che la sorpresa ci possa essere, anche se l'attuale sorpresa è la Turris, francamente non me la sarei mai aspettato, con il nostro Maniero che ha fatto gol. Ha fatto gol. Fa ancora gol Maniero, Andrea? Sì. Pippo. Beh, ma Pippo ha qualità, eh. Fa... anche l'età però, eh. Beh, quello è vero, quello è vero. Dovrebbe smettere da quel punto di vista. Ah, no, volte... se si diverte fa bene. A volte, no? A volte si insiste troppo, però... Senti ancora, sì. Sì, sì. A volte mi scrive quando magari vede qualche post del Lido, che altro. Grande fan. Grande tifoso del Pescara è rimasto Maniero. Sì. Perché so che con molti pescaresi. Con molti, sì, ma sono tanti i ragazzi che sono rimasti comunque legati a Pescara, ai pescaresi. C'è anche la Juve Stabia da temere. E anche la Juve Stabia ha un campo insomma difficile. Noi Pescara purtroppo abbiamo tristi ricordi in quel di Castellammare di Stabia. Tra l'altro la Turris è riuscita a battere nel derby del Golfo recentemente la Juve Stabia. La Juve Stabia è anche un'altra realtà, una delle realtà calcistiche che probabilmente faranno bene, anche perché sono squadre che dentro casa difficilmente si battono. Stai prendendo appunti, Francesco? Perché qualsiasi stavo pensando alle prime 11 giornate, 11, 22, 33, quindi siamo quasi a un terzo. E vi dimenticate che lo scorso, l'importante, devo fare la premessa, è restare in corsa, pure se la prima e la seconda sembrano irraggiungibili. Lo scorso anno è vero che poi il Sud di Tirolo ha vinto lo stesso, ma il Padova sembrava fuori del campionato. Certo. L'anno prima ancora il Perugia rimontò il Padova, che adesso sta ancora in Serie C, con un campionato che sembrava già vinto, perché poi le ultime 10 giornate chi ha di più può avere la possibilità, non bisogna mai mollare, esatto, di recuperare, a meno che non stai a 20 punti, perché prima hai fatto gli sfraceri. Ma se prima hai fatto gli sfraceri vuol dire che non hai le risorse tecniche. Poi questa è una squadra che corre, comunque regge, resti, fino alla deve fine, restare lì, se ci pensiamo di condizione atletica, io credo che a oggi mi sembra che non ci sia una squadra, e purtroppo nemmeno il Pescara, in grado di vinco 10 partite di seguito, stacco tutte e poi continuo su quell'onda lì. Andrea, abbiamo detto tutto, abbiamo saltato qualcosa? Aiuto. Il finale da Alessandria, che è una squadra che ha subito anch'essa una rimonta clamorosa in Serie C qualche anno fa. Per due volte ha subito Ha perso questa sera 2-0 con la Reggiana. È a zero punti l'Alessandria. Assolutamente sì, ha preso gol anche al 95esimo dal portoghese Parela, quindi la Reggiana sarà a quota 9 punti. Un'altra curiosità col dottor Fazzi, perché c'è più equilibrio però nel girone B, le grandi non stanno rendendo, Entella, Cesena. Questa Carrarese c'ha 12 punti. E c'è ancora Toto Di Natale, giusto? No, c'è no. Dal Canto allenatore. Ah, Dal Canto grande, scorso fu esonerato dalla Viterbese, grande, grande mister, bravo. È un mister che negli anni ha avuto molta sfortuna, era uno emergente molti anni fa e poi purtroppo i casi della vita. Mi fa piacere per Dal Canto, che tra l'altro
e anche interista. E si è trasformato. Non l'avevi detto alla fine, è uscita la sua passione. Gira finale. Scusa se è poco. Giusto, Dottor. Siamo in maggioranza qua, state calmi. Andrea, vuoi salutare i tuoi tifosi che sicuramente vedrai spesso tra lo stabilimento in giro, perché no? Beh, io ormai sono pescarese acquisito, tu. Assolutamente. Che... Lo stabilimento ha avuto danni con l'ultima ondata di maltempo. Per fortuna non gravi, quindi siamo tranquilli. È stata una bellissima stagione, quindi siamo adesso in fase di relax e ci possiamo dedicare ad altro. Però organizziamo una puntata al tuo stabilimento prima di iniziare l'estate. Te l'avevo proposto. Pensavo un calcetto. Una trasmissione, un sabbione. Riesco a immaginare con i pantaloncini Riccardo Clinco che vuole giocare a bellissimo. Grande fisico, grazie a Karim Finotti alle telecamere, a Maurizio Daguin in regia, Andrea Costantini, grazie a Andrea Gessi, grazie a te, per questa tua nuova esperienza, grazie a Totò De Leonardis, grazie in particolare alla competenza del dottor Paolo Fazzi, gentile, grazie, bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a Francesco Di Francesco, ringrazio Stefano Buda, Riccardo Clinco, ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.